Partita ovviamente emotiva, con dei strappi nostri, dei strappi loro, fatta di particolari, di millimetri, neanche centimetri. Volevamo con tutte le forze prenderla e l'abbiamo presa. Avevo chiesto alla squadra di fare un salto di qualità a livello mentale. È stato positivo dal punto di vista difensivo, un po' meno dal punto di vista offensivo. Mi spiego. Eravamo frettolosi, imprecisi e poco fluidi, ok? È ovvio che merito, gran merito va alla difesa di Omegna che ci metteva le mani addosso in tutte le situazioni e che aveva una fisicità paurosa. Allo stesso tempo siamo riusciti a non mollare mai di testa. Io ho sempre creduto che potessimo arrivare qua e lo penso anche alla squadra. La cosa che l'immagine che rimane di questa partita è l'ultima, ma come sembra, è la voglia di difendere di Mattia sull'ultima palla. Questa è l'immagine di questa squadra che ha lottato con grande cuore, che è riuscita in quattro partite a avere diversi protagonisti e che quando riesce a tirare fuori quel potenziale che ogni persona ha dentro e magari non va a attingere, se riesce a tirare quel qualcosa in più che è profondo, a volte non si conosce, riesce a fare anche queste prestazioni. Benissimo in difesa, nel senso che abbiamo tirato un po' le orecchie a questa squadra in attacco, se prima era stata un po' persa per strada la brillantezza in attacco, adesso sono bastati 66 punti perché insomma, al di là del discorso tecnico è stata proprio una sensazione epidermica che questi ragazzi hanno trasmesso, no? Che non poteva finire così. Insomma. Sì, è proprio sì, l'analisi è perfetta, cioè, anche se non facevamo canestro in attacco non ci siamo pianti addosso, non abbiamo guardato gli acciacchi, non abbiamo guardato le scuse, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. A volte siamo imprecisi, ma non esiste nessuna perfetta partita perfetta, siamo imprecisi, però eliminando più errori possibili riesce a conquistarti queste partite. Adesso la domanda è quanta energia di qua e di là rimane nel serbatoio? Stiamo benissimo, siamo felici e abbiamo tanta di quella energia da spendere che potremo giocare altre tre partite. Gara 5 sarà la quinta partita diversa? Penso, presumo di sì, non esiste mai una ripetizione da una gara all'altra. Sappiamo che là loro partono sempre a 100, allora oggi ci hanno comunque punito su tante cose leggendo bene la partita, l'attenzione e la carica. Io credo che dobbiamo avere il sangue agli occhi, è solo questo che ti fa andare oltre a un tiro sbagliato, un errore in difesa. Perché se ti preoccupi dell'errore precedente, poi eliminiamo tanti errori, stiamo sul pezzo e tiriamo fuori quello che fino adesso non abbiamo ancora attinto. Quindi c'è ancora qualcosa? Assolutamente sì. Grazie a te. A posto.